Bentornati sul mio canale YouTube. Il tuo primo giorno del mese è stato interessante? Sono molto felice se la risposta è sì. Allora qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è lunedì 2 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Splendida lunedì, con un cielo tutto favorevole. Cielo completamente favorevole quello che inizia agosto, sconfessando la festa celtica dell'autunno, che iniziava proprio oggi con la celebrazione di Lammas. Altro che Lammas, qui, con un cielo terso e il soleone che spacca le pietre, rallegra le vostre vacanze, mentre l'amica luna, abbracciata all'antica divinità del cielo stellato, Ur come Urano a Babilonia era il firmamento, che vi promette grandi sorprese e belle novità. Dove? Innanzitutto in vacanza e nei relativi svaghi e poi, nello sport, nella cultura, nelle relazioni interpersonali, nonché nel tampone che in barba a un viaggio spericolato all'estero vi conferma che l'avete scampata. La bomba, sarà effetto dell'onda sulla risacca o di un ambiente particolarmente suggestivo, sta di fatto che l'amicizia amorosa bolliva in pentola da un pezzo, senza trovare il coraggio di dichiararsi, di colpo prende la drastica decisione. Come? Una grandinata di baci e poi. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Le vostre paure non hanno ragione di essere, Marte contribuisce a dotarvi della grinta necessaria, mentre la Luna favorisce il vostro smalto creando le condizioni per affrontare qualche problema e risolverlo. I nati di lunedì andranno alla riscossa letteralmente. Quelli nati di giovedì invece avranno dei veri e propri momentino. Il lavoro andrà molto bene. Sarà stimato e ammirato, anche dagli amici. Le comunicazioni saranno importanti. Favoriti viaggi o spostamenti anche brevi. Il buon umore oggi vi accompagnerà per una buona parte della giornata, alcuni saranno poi particolarmente euforici e metteranno a segno qualche buon colpo assistiti dalla fortuna. Cercate di recuperare il rapporto con amici e colleghi, alcune note stonate potrebbero, alla lunga, danneggiarvi. State di più accanto al partner che non sta attraversando un momento positivo. Di sicuro sarete di conforto, cercate di non essere invadenti però, ma fatelo discretamente. Allarga la cerchia dei tuoi amici se puoi, potresti conoscere persone interessanti. Ma attenti alle amicizie su Facebook. Una giornata importante per chi ha trattative in corso, o attende un avanzamento. In amore l'attesa si prolunga. Forte magnetismo. Un incontro speciale. Non frenarti nei sentimenti e manifestali chiaramente. Nel lavoro risulterai energico e bravo. I nati di lunedì avranno qualche piccolo colpo di fortuna. Prima lunedì d'agosto che vi vede con un po' di agitazione e di necessità di fare luce in alcuni ambiti della vostra esistenza. Il duo Venere-Marte in Vergine, dissonante per il vostro segno in quanto pianeta della bellezza e della salute, dell'amore e dell'armonia, vi pungola a migliorare voi stessi e il mondo attorno. Inoltre, questa giornata la contrarietà celeste di Venere non vi aiuta a trovare i modi giusti per arrivare agli scopi che desiderate. In famiglia e, specie se crescete bimbi piccoli, sarà necessaria tutta la vostra pazienza poiché i vostri figli vi impegneranno non poco. Cari pesciolini, bello questo cielo per l'amore che regala tanto in questa giornata. Sul lavoro siete proiettati verso il futuro e avete tante nuove idee da sviluppare. Potete essere orgogliosi di voi stessi, ma anche un po' meno. Non c'è bisogno di rimarcare il proprio valore ogni volta che è possibile, bisognerebbe invece lasciare che siano gli altri a decidere. Non mancherete la vostra missione se riuscirete ad arginare un po' del vostro carattere e tornerete dritti al vostro punto di partenza, invece di stabilire troppe tappe intermedie. Lunedì speciale, magnifica in montagna, splendida al mare, dolce nel giardinetto di casa se seduta accanto a voi c'è la persona del cuore, intenta a fare un programma di viaggio, di ristrutturazione della casa o meglio ancora a sussurrarvi parole d'amore.
gli autori di questo magnifico quadro Plutone, la Luna e Urano, tutti in trigono al vostro segno, addolcito dalle linee morbide e dalle tinte acquatiche del vostro astro guida Nettuno. Amore ed Eros, messaggino da Cardiopalmo proprio dalla persona che avete appena salutato dopo una settimana di ferie alla quale pensavate già con nostalgia, certi di non rivederla e non risentirla più. E invece, che sorpresa, anche lei vi sta pensando intensamente, proponendovi un incontro a breve. Siate più disposti al dialogo e alle effusioni amorose in questo momento, se volete agevolmente aggirare una situazione che vi vede in una posizione un po' scomoda. Il partner apprezzerà la vostra vicinanza. Mettetevi in ascolto della persona che avete accanto e assentatevi un attimo dai vostri problemi di lavoro e da ogni altra incombenza quotidiana. Specialmente se festeggiate il vostro compleanno in marzo, è necessario costruire un dialogo aperto e sincero che vi faccia ritrovare pienamente la sintonia. Per chi di voi è single invece, un incontro imprevisto con un ex può caratterizzare il classico ritorno di fiamma. Lavoro e denaro, arte e cultura, che poi fa rima con natura e quindi turismo, scarpinate in compagnia. Quante belle parole, potreste scrivere un vocabolario. Ma intanto anche in vacanza nei tempi morti divorate tutti i libri dei quali avete fatto incetta in libreria prima di partire. C'è un impegno importante per cui state lavorando con concentrazione e qualche ansia. Abbiate la pazienza di saper attendere la persona giusta con cui parlare e poter esporre i vostri dubbi e le vostre idee. Organizzati e programmatori, così vi vuole la Luna, che sta transitando nel segno amico del Toro e vi trasforma in accaniti lavoratori che non si fermano neanche quando tutti sono ancora in vacanza. Benessere, lunedì a tutta velocità, ma attenti a non esagerare, tutto bene finché si tratta di pattini a rotelle, magari una bici da corsa, ma al volante la prudenza è raccomandata anche a voi, soprattutto se a cena non si bada al bicchierino di troppo. Puoi usare l'energia positiva creata dall'aspetto favorevole di oggi per aumentare la tua autostima. Applicati per prenderti cura di te stesso, considera la tua dieta, rafforza la tua determinazione e fai un po' di esercizio ogni giorno. Per lei, allenamento serale in spiaggia o su per i viottoli di campagna. Che meraviglia allenarsi così, anziché al parco, pieno di zanzare. L'obiettivo finale è la maratona di New York. Ma se non sarà New York taglierete comunque il traguardo, fisico asciutto e scattante. Per lui, velocisti, sia in bici sia in auto, con il vento in faccia a correre è bello ma l'autovelox non bada a queste sottigliezze. Caldeggiata la pedalata e la corsa, ma ricordate che voi non siete iscritti al Grand Prix, casomai godetevelo in TV questa stasera. Colore delle emozioni, mandarino barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.